Sono Laika, una bianca cagnolina, e vivevo a quattro zampe ed abbaiavo, mi azzuffavo con i gatti e la mattina rincorrevo le galline nel pollaio. Se vedevo un bel cane per la strada, io provavo non so che di emozione, perché anche fra noi bestie, mal che vada, c'è chi prova un sentimento, una passione. Non potevo lamentarmi del padrone, che con me si comportava umanamente. Nella ciotola ogni dì la mia razione era là, sempre abbondante e puntualmente. Non capivo che intendessero gli umani, allorché io li sentivo sospirare: accidenti, questa qui è vita da cani, quando loro avevo niente da invidiare. Un bel giorno all'improvviso fui portata in un posto tutto lucido e imponente, fui trattata come fossi una malata, ma vi giuro non avevo proprio niente. Mi cucirono alla pelle certi cosi collegati con dei televisori, su cui c'erano programmi ben noiosi, delle onde, dei zigzag, dei bip sonori. Mi scocciava tutta quella roba addosso. Voi sapete che la lingua di noi cani è bau bau, e lo dicevo a più non posso. Ciao ciao Laika, rispondevano gli umani. Poi un giorno mi trovai in una gabbia, senza sbarre, molto simile ad un razzo. Non vi dico quale fosse la mia rabbia, che mi usassero da cane da strapazzo. Non crediate che finisse lì la cosa, me ne fecero ancora delle belle. Ad una velocità vertiginosa mi lanciarono nel cielo fra le stelle, e così me ne morì sola soletta nella capsula tra spazi siderali. Ed allora io capì che gran disdetta sono gli uomini per i poveri animali. Se un giorno andate a Mosca scoprirete che mi han fatto su una piazza un monumento. Quale onore per un cane, penserete, aver tale tanto riconoscimento. Ma sappiate, se mi avessero concesso di esprimere una qualche mia opinione, non avrei mai accettato, lo confesso, d'esser cavi all'uomo dalla sua ambizione. Sono gli uomini a volere ad ogni costo l'avventura, la gloria ed il successo. Per noi bestie, pur di stare al nostro posto, quel che siamo va benissimo lo stesso.